Ciao ragazzi, sono Loris, Loris Bicocchi. Alcuni di voi mi conosceranno perché magari hanno visto qualche servizio così su Supercar che magari ho sviluppato in passato. Sono un collaudatore che ha fatto di una passione una professione. Oggi mi capita spesso di essere contattato da tantissimi ragazzi i quali vorrebbero anche loro coronare questo sogno, no? Di guidare queste nostre amate vetture. Non ho una risposta sempre pronta lì per ognuno di loro, anche se credo non ci sia persona al mondo che li capisca meglio di me, perché da ragazzino, da bambino, aspettavo soltanto di avere l'età giusta per avere la patente per cominciare a tenere in mano un volante. Ormai, diciamo così, lo vedete anche voi, i capelli bianchi, sarei quasi pronto per attaccare il casco al chiodo, come si usa dire. Prima di farlo c'era venuta questa idea di riaprire questa scuola per insegnare un po' l'arte della messa a punto del veicolo. Il format sarà relativamente semplice, avremo due macchine gemelle e proverete, se verrete alla nostra Academy, prima la macchina originale. Quindi una macchina uscita di fabbrica, nel nostro caso sono delle MX5 RF 2000 con differenziale autobloccante, 160 cavalli, trazione posteriore, macchine molto leggere, sincere, abbastanza veloci e utilissime per questo lavoro. Successivamente, dopo aver preso le misure con la prima macchina, quella originale, proverete una macchina modificata, di nascosto, dai nostri meccanici. Quindi, in conseguenza alle lezioni che farete in aula con l'ingegnere dall'ARA, avrete modo di sperimentare queste modifiche che non potete sapere fino a che non ve le sveleremo dopo i test e dovrete imparare a percepire, ad avere sensazioni sulle macchine appena dopo aver sentito le lezioni in aula. Vi porteremo in pista, vi faremo fare degli slalom, degli esercizi mirati con i nostri istruttori e i più bravi di voi vedremo che riusciranno probabilmente a capire qualcosa di quello che sta succedendo sotto di noi. Noi saremo sempre in macchina con voi, vi indirizzeremo e vedrete che alla fine di questi 3 giorni vi si aprirà un mondo, vi si apriranno gli occhi in modo che non facilmente potreste immaginare. Gli ammortizzatori, le molle, il barre, tutto questo noi dobbiamo essere capaci di scinderlo da Ferrari alla Michelin. Dici, io ho una macchina che ha un sottosterzo cronico, beh, loro possono fare un pneumatico che sopperisce a questo problema e vi fanno girare la macchina meglio. Però non è detto che quella sia la soluzione finale. Non si diventa collaudatori in 3 giorni, in 6 giorni, in 9 giorni, però quello che riusciamo a fare con questa scuola che è nata con la Drive Experience Academy, a trasferire un po' della mia esperienza, tante nozioni che vengono molto professionalmente così illustrate in aula dall'ingegnere che ci accompagna. Andiamo a vedere come sono messi i miei 2 pneumatici rispetto alla traiettoria che stanno percorrendo. Qui cos'ho? Il pneumatico che è orientato, vedete, un momentino più a sinistra. Anche qui non fatevi ingannare dal fatto che è verticale. Qui il mio pneumatico sarà orientato un momentino più a sinistra rispetto alla velocità che mi sta percorrendo in quel momento. Quindi io cosa ho generato? Ho generato lo slippendo. Voi pensate sempre questo, no slip, no grip, ok? Io lavoro in Dall'ARA da 7 anni ormai e sono inserito all'interno del reparto ricerca e sviluppo dinamica del veicolo. Mi occupo di calcoli di dinamica del veicolo, dimensionamento di alcuni elementi sospensivi e analisi dei dati di telemetria. Il mio ruolo in questi giorni di Drive Academy è quello di curare un momentino la parte teorica delle lezioni e quindi introdurre alcuni concetti molto semplici di dinamica del veicolo. In particolare, oggi ci siamo concentrati sui pneumatici, le caratteristiche dei pneumatici, concetti chiave quali slip angle e cornering stiffness e un modello semplificato per l'handling. Ciao. Oh, adesso quello che facciamo
diciamo qui sono due giri dove ci sono delle porte, ci sono degli slalom da fare, tu cerchi di fare una fotografia alla macchina, ok, questi due giri qua senza bisogno di fare nient'altro, cioè fa una fotografia a quello che senti, anche lo sterzo, non c'è bisogno di arrivare là e di dover frenare dentro questo slalom qui, piuttosto fai dei movimenti più ampi, non c'è bisogno di passare di fianco ai berini, sì, per sentire, rolla più davanti, rolla più di dietro, se rolla prima davanti e poi di dietro, tutte cose che ti serviranno poi per comprarla poi ancora dopo. È sicuramente una grande emozione, perché lavorare, essere insomma assistito da personaggi come Loris, Davide, Francesco e Marco Apicella, che sono delle icone nel mondo dell'automotive, è sicuramente bello. Le lezioni teoriche sono veramente mirate e si può veramente imparare tanto da questo corso, è veramente soddisfacente. Mi era rimasto il lavoro a metà 7 anni fa, quando Loris ha chiuso quelli a Nardò. Mi ero già quasi iscritto al probabilmente l'ultimo corso che ho organizzato, poi non ho potuto partecipare. Quindi appena ho letto che Davide stava riorganizzando la scuola qui a Modena, subito ho mandato via l'iscrizione, perché era una cosa che volevo già fare. Così l'impressione un po' di questa vettura tua? Non è che c'è molto sovrasterzo sul posteriore, cioè il rilascio. Riesci a farli di destra e sinistra, riesci anche di capire lo sterzo, cerca di essere più fluido possibile. Ah, poi è un po' molle lo sterzo, verso sinistra è un po'. La passione mi ha spinto a iscrivermi a questo corso e sarebbe quello che vorrei fare tutti i giorni, ecco, trovare un'auto, parlarne, discuterne insieme. Per me è una passione, quindi prima di tutto il divertimento, e poi chissà, magari in un futuro, se uno è capace, può diventare un lavoro, ecco. Il mondo dell'automobilismo è stato sempre parte delle mie passioni. Ho letto un po' chi c'era, come si svolgeva questo corso, e ho detto questa è un'occasione da non perdere, e mi sono impegnato per partecipare. Mi dici il tuo nome, per favore? Lorenzo. Lorenzo Cioni, sì. Sono un po' emozionato. Faccio due giri come prima? Sì, due giri come prima, dove lo scopo è cercare di sentire le differenze. Se senti qualche differenza, in qualche modo me lo puoi già segnalare. La trovo più sottosterzante. Questa? Oltre a rollio, magari se c'è del beccheggio, se c'è magari sul volante, sempre se è più preciso, meno preciso. Fai dei bei ampi, movimenti ampi, inizi a capire. Questo fa lo sterzo, se è lento, se è veloce, se è preciso. Quindi se fosse più pesante, come questa è più pesante, come se fosse questo. Ok, no, volante ripeto, a me sembra che soprattutto la parte centrale sia più leggero, più vago, meno preciso. Sì, soprattutto la parte, non tanto, sì, esatto, meno preciso e soprattutto anche più leggero. Perché il mare non è così e non così? Avete mai visto un equilibrista che cammina su un filo? Non terrà le mani così, no? Per tenere l'equilibrio? Metterà certamente così. Questo serve anche a voi per avere un equilibrio su quello che succede, sulle forze. L'inizio, diciamo, di questa collaborazione tra me, Loris e Davide è nata un po' di tempo fa, nel senso che lavorando con Loris per lo sviluppo di vetture mi ha sempre parlato di questa sua scorsa esperienza con la sua scuola, e che voleva ripeterla cercando di migliorare già la sua notevole riuscita. E conoscendo appunto Davide Cironi, grazie a delle interviste che fece a suo tempo, mi parlò di questo ragazzo, e è nata così, dicendo
ok, siamo pronti per ricominciare, abbiamo bisogno, se hai piacere, di far parte di questo team. Io chiaramente sono rimasto entusiasta perché ho fatto parte di altre scuole che non erano scuole di questo tipo, scuole di guida. Qui invece parliamo di una cosa diversa che mi preme talmente, mi emoziona e mi rende partecipe. E con Davide appunto ci siamo conosciuti tramite anche quella volta che abbiamo provato la stradale, dove lui è venuto a provarla insieme a noi e da lì appunto ci siamo conosciuti meglio e appunto grazie a questa possibilità abbiamo comunque iniziato a collaborare. Più angolo di dare meglio è, mentre quando fai questo meno angolo di dare meglio è. Essere accanto a persone di questo calibro che dedicano il loro tempo per insegnare a me una cosa del genere è molto 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 bello. Già da ieri ero molto emozionato per questa esperienza. C'è comunque tanto quel senso di essere accanto a qualcuno che ha realizzato qualcosa di importante con le macchine che hanno contribuito a creare. Vuoi capire magari se fai dei piccoli cambiamenti in destra e sinistra. Beh, io diciamo, ho scelto di partecipare a questi 3 giorni principalmente per avere una bella esperienza e poi se mi darà la possibilità di avere uno sbocco lavorativo nell'ambito delle automobili sarei davvero felice e diciamo, realizzato. Lo sterzo ha un carico più rigido mi sembra rispetto all'altro. Bene. È andato in 3 con me qua. Dei movimenti più ampi di quelli che servono. Tipo questo movimento qua che facevo così, prima era molto più molle, adesso è molto più. Vai gas. La sento molto più rigida anche davanti, è stata alzata la pressione delle gomme. Quando vedi che ti allarga troppo tagli un po' più di gas, quando vedi che allarga poco. Carico sul volante mi sta bene. Meno rollio. E come precisione del volante quando vai a inserire o al centro? Secondo me è meno preciso. Meno preciso. Ma non lo sento precisissimo. Cioè. Ho passato una vita, diciamo, nel mondo del motorsport da quando avevo 5 anni. Mi hanno messo sul kart e da allora è stata la fine. Ho corso 10 anni, dopodiché ho provato i primi Formula. Ho fatto poi il primo anno di Formula Renault svizzero. Abbiamo corso a Spa, abbiamo corso Magny-Cours, Le Mans. Poi ho corso con la Porsche, ho corso in Lamborghini, in Ferrari. Sempre con challenge super trofeo. Dopodiché sono stato contattato da un mio vecchio compagno di squadra e da allora ho iniziato a lavorare qua. Da istruttore su supercar come Ferrari e Lambo sono stato chiamato in Alfa Romeo per fare i loro sviluppi con l'Audi, qualche evento con i top client Alfa Romeo. Al che sono stato contattato da Loris in quanto lui ha lavorato insieme a mio papà. Ha lavorato insieme a mio papà nel progetto Bugatti B110 e mi ha chiesto se mi interessava fare uno dei suoi istruttori nella sua nuova scuola. Ne ero troppo contento. Uno degli obiettivi dei piloti, dei collaudatori, è lavorare insieme a lui. E ero interessato tanto a lavorare anche con Davide. L'ho conosciuto sempre qui a Modena, in autodromo, facendo dei suoi video, delle sue peripezie con qualche macchina, o qualche supercar. Mi è piaciuto perché uno dei nostri primi dialoghi su WhatsApp è stato «Siamo inguaiati, Francesco». Con queste macchine siamo proprio inguaiate e lì mi hanno fatto impazzire. Abbiamo poi introdotto i concetti di sotto e sovrasterzo, i concetti di trasferimento di carico longitudinale e laterale e l'effetto di alcuni elementi sospensivi come le barre antirollio. Il discorso che faceva l'ingegnere prima, no? Più forza laterale gli dai, più chiaramente sono dei carichi diversi. I ragazzi sono trovati in difficoltà in quanto abbiamo diversi percorsi da provare,
diverse tipologie di esercizio. Tu fai pure le tue prove, per esempio qui dai, puoi dare una bella accelerata, poi muovi di colpo. La mia prima giornata è stata interessante perché prima hanno spiegato la teoria e poi l'abbiamo subito messa in pratica, sia in pista con delle prove, sia nel piazzale con altre tipologie di prove. Bello comunque stare a contatto con delle persone con questa esperienza che insomma ti fanno capire davvero tutto in maniera da molto semplice. Ti fa capire davvero il lavoro del collaudatore. A differenza di tutti gli altri corsi a cui ho preso parte, questo è uno di quei corsi in cui sì, sei messo a tuo agio, ma non è soltanto un ti insegniamo, è anche un voler capire un attimino, sei capace di trovare tu cosa c'è che non va, qual è la tua sensibilità, cosa potresti fare per migliorare le caratteristiche del veicolo, dove va, dove non va. Quindi è un mettere alla prova mettendo in difficoltà. Questo è il centro volante, cioè okay. Questo è il centro volante. E prima se il centro volante, adesso lo sento più preciso, cioè più preciso, prima lo sento più molle. Lo scrivi quello che ti senti di scrivere lì nel fogliettino che ti darà la ragazza, eh? Ok. E se scrivi quello che mi hai detto, a me va bene, poi vedi te. Comunque no, è andata bene. Abbiamo tre vetture dove possiamo riuscire a giocare su tutti i vari parametri, angoli di sterzo e tante altre cose divertenti e mettendo un po' alla prova questi ragazzi, mettendoli a prova ma cercando anche di indirizzarli per riuscire a capire esattamente qual è stato il cambiamento fatto sulla vettura. Abbiamo utilizzato tutte e tre le vetture, quindi un ragazzo scendeva dalla numero 1 e saldava immediatamente sulla numero 2 per avere un riferimento immediato sulla differenza che si poteva trovare e poi ovviamente anche sulla numero 3 e poi veniva fatto compilare tipo un report scritto e dopodiché si andava a valutare insieme a tutti gli altri se le cose erano state dette in maniera giusta o sbagliata, ma comunque anche se era stato detto in maniera sbagliata l'allievo mettendo insieme le due cose riusciva poi a magazzinare un'esperienza per il futuro. Parte dello skid è iniziata questa mattina in modo graduale, ci hanno avvicinato questa tipologia di esercizio, poi oggi pomeriggio abbiamo fatto invece la prova cronometrata che invece bisognava cercare un attimo di velocità in più. Ci è stata data la possibilità di provare tre vetture uguali, completamente uguali, ma mentre la prima era come fornita dalla casa automobilistica, le altre due venivano modificate in funzione di quello che avevamo appreso e visto durante le lezioni teoriche. E bisognava appunto interpretare questo cambiamento che magari per persone alle prime armi non è semplice subito, però appunto avendo persone accanto come gli istruttori che ci sono è molto utile e si impara sicuramente delle buone basi per poi proseguire. Ecco. Loris, Davide, tutto lo staff è stato molto familiare, però allo stesso tempo con le prove che abbiamo fatto ci hanno permesso di capire gradualmente le differenze che avevano applicato alle vetture. I quattro istruttori che abbiamo avuto sono stati molto attenti alle nostre esigenze, agli aspetti che proponevamo, giusti o sbagliati che erano, sempre pronti comunque sia a risponderci su ogni domanda. Speriamo che non l'abbiamo fatti stancare troppo. L'aspetto molto divertente è stato proprio quello di capire effettivamente, sentire quelle che erano le modifiche che sono state effettuate e come si tramutavano in cambiamento di comportamento del veicolo stesso. Una cosa che ci hanno spiegato sia Loris che Davide è di non andare a cercare il limite o comunque la performance pura, ma cercare di concentrarsi il più possibile sulle sensazioni che trasmette il veicolo senza andare a forzare in modo esagerato e andare forte. Per adesso alla prova dello skid sono andato bene, adesso vediamo il resoconto di queste prove comparative. Ecco, speriamo che domani sia ancora meglio e forse il terzo giorno ancora di più, anche se ci sarà il dispiacere che tutto finirà.
I nostri 15 ragazzi li abbiamo conosciuti la sera prima di iniziare il nostro corso di persona, a tavola, a mangiare, dove è lì che si fanno i grandi incontri, diciamo. E fin da subito, magari un po' più timidi, poi hanno di fianco Loris, Davide, Marco, Apicella, e subito dicono bisogna stare attenti, bisogna stare... che li guardavano, li osservavano, anche come bevevano il lambrusco quasi, li guardavano. In cui i miei triangoli si attaccano al portamozzo. Tracciamo un asse che passa per questi due punti. È un asse che ha inclinazione appunto sia che io lo guardi da davanti sia che io lo guardi di là. Oggi ci siamo concentrati su degli altri concetti, in particolare gli angoli caratteristici di una sospensione, quali per esempio la convergenza e il camber. Poi siamo andati ad analizzare le caratteristiche del verticale, quindi lo smorzamento, masse sospese e non sospese, le rigidezze. Adesso siamo al secondo giorno e la parte teorica la trovo molto molto interessante. L'ingegnere è preparato, beh, quello magari è scontato, però è molto bravo anche a trasmettere i concetti, almeno io lo trovo così. Qual è la traiettoria migliore secondo voi? La blu. Ci sono più motivi perché la blu è più sicura. Mi posso permettere di frenare con le ruote diritte. Potrei lasciare volendo anche il volante, tanto la macchina va verso una parte. Se gli angoli sono stati fatti bene, come diceva prima l'ingegnere, no? È quello che si frena, poi nel momento che inizia a sterzare devo anche però togliere pressione dal pedale del freno. Okay. Adesso molto graduale, è la cosa più difficile da fare. Anche dal punto di vista tecnico, l'ingegnere Dallara è stato molto chiaro, è riuscito a spiegare concetti molto complessi in maniera abbastanza semplice, diciamo, accessibile a tutti, e soprattutto si ha un riscontro poi in pista con le auto di tutto quello che è stata la parte teorica. Sicuramente emozionante, perché oltre al fatto che guidiamo macchine belle come la MX5, che comunque sono macchine semplici, ti fanno divertire alla guida, trazione posteriore, insomma farlo con Loris Bicocchi, Davide e gli altri istruttori è sicuramente qualcosa in più rispetto agli altri corsi che magari uno può fare. L'esperienza che stiamo avendo, penso, sia per bagaglio culturale nostro, automobilistico, sia veramente di qualità. Ci fa veramente capire il comportamento della macchina, da cosa è dato, quali sono le modifiche da apportare per avere un tipo di comportamento. E soprattutto, una volta fatta teoria, torniamo appunto sulla pista per mettere in pratica quello che ci hanno spiegato.
Hai capito però che intendo? Quando si sta allargando, devi ripuntare. Fase di inserimento, il posteriore era equilibrato, in una fase di uscita il posteriore tendeva ad allargare. Però il rollio non è rispetto alla 1 non mi ha dato l'impressione che fosse cambiato. No, assolutamente no. Le modifiche sono sempre diverse, sono sempre spiegate prima e anche dopo, diciamo, la prova dinamica in pista dall'ingegnere, così si riesce proprio a valutare benissimo che cosa succede e perché abbiamo sentito una tal cosa. Allargandomi riesco anche ad andare sul gas. Perché immaginate, se io la tengo tanto dentro con tanto velo di sterzo, provo a accelerare la macchina. Inizierà a muoversi. Lo scopo era più che altro quello di allenare le nostre sensazioni, emozioni e cercare di trasferirle a chi di dovere, quindi in questo caso agli ingegneri. Gli esercizi in auto non sono affatto semplici, ma quello immagino faccia parte del pacchetto. I concetti devono venire fuori da te, inevitabilmente, però tramite le domande, suggerendoti magari delle parole, dei nomi da dare alle tue sensazioni, gli istruttori ti aiutano a far uscire fuori i comportamenti che tu avverti, che tu devi avvertire, ma che non sai nominare. Parte da un'esperienza personale che può essere livello base, livello medio, livello alto magari già, e l'istruttore corregge, smussa delle piccole cose però senza influenzare, quindi rimane molto la libertà all'allievo di capire cosa c'è che non va e cosa si può fare per migliorare. Ti faccio delle domande dirette, se ti parlo più o meno sotto sterzo, cosa mi dici? O sopra, quello che ti pare. Non è un brisolino più sottosterzante. Devo percepire le differenze tra la vettura originale e quella ovviamente modificata. E lì anche un lavoro di fino, niente scontato, e una bella prova. Come rollio? Meno. Adesso col bagnato è un po' più difficile perché un conto è guidare la macchina sull'asciutto, un conto è guidarla sul bagnato ed è ancora una difficoltà in più. Però siamo qui per questo, quindi più difficile è, più ci si diverte. L'ho notata graduale sia dal centro che nel giro più... Okay. Posso scrivere lineare? Lineare, sì. Perfetto. Risposta lineare. Ok. Perfetto. Siamo al terzo giorno dell'Academy e posso tranquillamente confermare che l'esperienza è stata positivissima. Un'esperienza per veri intenditori e per appassionati di automobili. Torno a casa con un bagaglio di conoscenze maggiore grazie a questi tre giorni. È stato molto molto bello lavorare a contatto con persone molto preparate, molto competenti, e per quanto riguarda gli allievi ho visto tantissima voglia di imparare, tantissima passione, tantissima voglia di mettersi in gioco, quindi assolutamente un'esperienza positiva. Mi aspettavo diverso, invece tra teoria e pratica che abbiamo fatto è stato molto di più di quello che mi aspettavo, insomma. Volevo fare questa esperienza in primis perché sono appassionato. Diciamo che la mia intenzione magari era quella di utilizzare questa esperienza anche magari nel mio campo lavorativo. Il giudizio finale di questo corso è sicuramente positivo, da parte mia principalmente, perché comunque ho visto ragazzi entusiasti anche proprio dell'auto, del mondo dell'auto, di capire come funziona. Quindi passione, la passione è una cosa bellissima da riuscire a vedere in un ragazzo. Non esistono scuole per poter imparare queste cose, si impara
in teoria a scuola, ma non in dinamico come stiamo facendo qua. E questo anche a ragazzi che hanno studiato tanto, sono riusciti ad abbinare quello che si legge a invece a quello che si prova fisicamente in pista, tenendo un volante tra le mani. Alla fine io credo che comunque i ragazzi tutti più o meno usciranno con un buon bagaglio sulle spalle. Un sogno sarebbe quello di poter far parte, insomma, di questo mondo in qualsiasi forma, diciamo. Quella del collaudatore è la forma più bella, più affascinante, però in qualsiasi altro ambito, comunque avere a contatto col mondo delle auto, quindi fare qualcosa che ti piace, è molto gratificante. Io da quasi un anno mi sono trasferito, sono qui nella terra dei motori, ho seguito un po' il mio sogno e adesso sto lavorando in Lamborghini. Ho fatto il corso soprattutto per quello, perché mi voglio avvicinare più che altro a fare quel tipo di lavoro. Diciamo che peccato sono 3 giorni soli, perché ce ne vorrebbe secondo me 360, chissà, forse per qualcuno ci sarà un seguito, speriamo. Bocca al lupo ai futuri dei corsi 2, 3, 4, speriamo ce ne sia tanti. Quello che mi piacerebbe fare un giorno è lavorare con le macchine. Magari non per forza il collaudatore, anche il giornalista sportivo, ma tutto mi andrebbe bene, anche consegnare la macchina a un cliente, guidare una Lamborghini, consegnarla a un cliente, ma qualsiasi cosa con le macchine mi piacerebbe fare. Quando guido una macchina, sono dietro a un volante, il tempo passa velocemente, quindi è quello che voglio fare. Mi spinge da sempre la passione per questo mondo. Io punto a entrare nel mondo del collaudo, o mi piacerebbe anche molto scrivere o fare giornalismo. Effettivamente l'ho fatto anche solo, tra virgolette, per acquisire una certa sensibilità, magari non finalizzata al lavoro di collaudatore, ma a quello che interesserebbe fare a me nel più breve periodo, che è essere un istruttore di guida. Io ad esempio sono già un ingegnere, ho già esperienze in ambito automobilistico da anni, quindi è consigliato anche a persone come me che magari già hanno una base di esperienza, semplicemente perché aiuta a crescere da un punto di vista che non siamo abituati a vedere tutti i giorni, diciamo. Oggi, 2 maggio 2018, abbiamo chiuso il nostro primo corso. Io credo che ognuno di loro si porterà a casa, a prescindere da quello che sarà il loro futuro, un bellissimo ricordo di questa esperienza che ci ha tenuti insieme per 3 giorni, dalla mattina alla sera, chiacchierando anche la cena di ammortizzatori, di marmitte, di tutto quello che poi accompagna il mondo di questi appassionati, insomma. Siamo contenti, in 3 giorni abbiamo cercato di compattare e di mettere sul piatto le cose basilari per la messa a punto dell'autotelaio. C'è stato un grande sforzo anche da parte dei ragazzi. Vedere che alcuni di loro comunque hanno risposto bene, hanno dato dei feedback molto positivi, ci ha rassicurato, perché temevamo di chiedere troppo, ma in realtà abbiamo visto che qualcuno ce l'ha fatta, quindi ce ne sono stati più di uno. 3 o 4 che erano. Sì, sì. Io ho avuto il mio preferito, oggi non lo posso dire chi era. Sì, uno spiccato. Sì, sì. Io mi auguro veramente che anche per lui diventi una professione, perché il talento l'ha dimostrato. Io in primis sono felicissimo di questa esperienza che sto iniziando a vivere, e credo che sarò io stesso quello che uscirà avendo imparato più di tutti gli altri, perché con la scusa me ne farò svariati io di corsi, e quindi vi aiuteremo, vi porteremo a fianco a noi in questo inizio di lunghissimo percorso che, se sarete bravi, potrebbe diventare il vostro mestiere e non essere più solo una passione molto dispendiosa, ma un qualcosa di cui vivere e di cui essere contenti ogni giorno, come sono io e come lo è stato Loris per tanti anni. Mette sempre un po' di tristezza, impariamo a conoscerci, condividiamo questa passione. Non so, sono un po' emozionato, però